Il bando di gestione ai fieri dovrebbe uscire a marzo, quindi prima della fine della legislatura Biffoni, quindi prima della campagna, in piena campagna elettorale. Purtroppo le vicende del Calcio Prato sono legate alla società sportiva, al Calcio Prato, quindi lo sappiamo, c'è una querela aperta anche con la magistratura, quindi c'è una vicenda aperta giudiziaria, quindi non vorrei entrare nel merito di questa vicenda che riguarda meno gli aspetti sportivi e più gli aspetti giuridico, penali o meno, però certamente l'investimento è stato importante. Io sostengo come amministrazione comunale l'importanza di un investimento anche milionario su una struttura che rimane storica e adesso ha una sua dignità. Penso che questo stadio, se non si riesce a mettere in atto una pace armata, più o meno armata, quella che possa essere fra l'amministrazione comunale e Calcio Prato, io penso che questo stadio rimarrà chiuso, perché non vedo una società pratese, o si dà una società di fuori Prato, e non mi sembrerebbe né giusto né corretto, ma non vedo nessuno che possa ambire a gestire lo stadio, a partecipare al bando per gestire lo stadio, che ha un costo di 150, 180 e perché, forse 200 milioni l'anno, 200.000 euro l'anno, siamo su quella cifra, che sì. Il Prato in economia sicuramente abbatteva del 40 o del 50%. Quello è un punto dolente che mi farebbe piacere che l'amministrazione, che ora appunto si rinnoverà, dovrà per forza di cose cercare di trovare una soluzione, perché non so, non si può, penso, andare avanti in questa maniera.